Cari amici di BBTV, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le riflessioni di calcio in questa puntata live di numero 32, guarda, la tredicesima del girone di ritorno che si è disputata in molto spezzettato, direi, in due giorni, il 14 e 15 aprile 2018, e che ha visto l'allungo forse decisivo della Juve in chiave scudetto, passato infatti a più 6 sul Napoli. Scudetto che quindi sembra orientato ancora di più dalle parti di Torino per il settimo anno consecutivo dopo ciò che è successo nell'ultimo weekend. Un weekend in cui si è segnato poco, pensate poco, ci sono stati ben 5 0-0, non è un record eguagliato quello di 5 0-0 in un turno, e comunque di certo in questi finali tesi lo 0-0 ha visto coinvolto la maggior parte delle squadre che vedevo l'inseguimento comunque alla Champions e all'Europa League, quindi davvero è stato un turno abbastanza contraddittorio per quanto riguarda. Bene, partendo dal resto, ricordiamo che si era forse qua si sente un po' meglio, si era partiti col turno di quattro anticipi nella giornata di sabato, il primo alle 15 visto la vittoria in rimonta del Cagliari che ha piegato l'Udinese per 2-1, Udinese che è passato in vantaggio per prima con Lasagna, gol inutile perché poi Cagliari ha rimontato con Pavoletti e con Cepitelli, consentendo quindi al Cagliari di ottenere tre punti importanti in chiave salvezza, portarsi un proprio punto dall'Udinese, sbaglio alla settima o all'ottava sconfitta di fila, non ricordo più, e consente così che ora vede in difficoltà enormi squadra di Oddo, tra l'altro chiamato persino a una trasferta a Napoli mercoledì. Quindi non sarà molto facile adesso per riuscire a recuperare le forze, provare a chiudere un finale, un campionato che l'Udinese sta clamorosamente sfuggendo di mano. Attenzione perché a tirare troppo la cinghia rischia di spezzarsi una volta. Due anticipi poi nelle 18, da cui spicca appunto il pareggio per 0-0 tra Chievo e Torino. Il primo dei 5 0-0 poi registratosi in giornata, 1 0-0 che alla fine non esalta di certo la squadra di Mazzarri, che interrompe la sua rimonta verso le zone europee, un punto neanche troppo soddisfacente neppure per il Chievo, che resta appena al di sopra della zona retrocessione. Solo 3 punti in più per la squadra giallo-blu, che quindi non può certo sentirsi sicuro con questo pareggio. Salvezza che invece sembra ormai agguantata dal Genoa, che supera di misura il Crotone in casa grazie a un gol di Bessa, primo con la maglia del Genoa nel primo tempo, per superare la squadra di Zenga che resta terz'ultima in classifica ed ora sarà persino attesa dalla gara. Sarà persino tesa la gara con la Juve di mercoledì, quindi prospettive non proprio rose per il club calabrese. Genoa ormai con questo successo sale a quota 38 ed è chiaro che con 11 punti dalla zona retrocessione di sicuro la salvezza ormai fatta, cosa fatta per la squadra di Vallardino. In serata poi c'è stato il secondo 0-0 ed è stato quello dell'anticipo dell'Atalanta-Inter. A Bergamo finisce così senza reti,
Un buon primo tempo dall'Atalanta, soprattutto la prima mezz'ora, i primi 40 minuti. Poi la ripresa è andata calando, ma l'Inter ha mancato comunque il colpo risolutore. Alla fine un punto che salva l'Atalanta perché non vince la Fiorentina e la lascia così in corsa per l'Europa League. L'Inter comunque, grazie a pari nel derby, resta quinto ma sempre un punto. E ora potrà sfruttare il prossimo turno casalingo. Però alla fine un'occasione sprecata per entrambe, un punto che certo non promette grandi cose a nessuna delle due. E poi cosa resta? Naturalmente questo campionato spezzettato, ci sono le partite della domenica. Alle 12.30 c'è stato il terzo 0-0, che è quello casalingo tenuto dalla Fiorentina con la Spal, battuta d'arresto per i viola dopo 6 vittorie di fila, fermata da una Spal grintosa che porta 7 sue partite senza sconfitta e al momento alla salvezza virtuale, visto che stacca il Crotone, si porta a quota 28. Fiorentina che comunque resta in piena corsa per l'Europa League, resta sempre settima e le distanze dietro non si sono ridotte, quindi diciamo tutto uguale con una giornata da giocare. Solo tre le partite nel pomeriggio, tra cui spicca lo 0-0 più importante, il numero 4, tra Milan e Napoli. Partita che ai punti, come si dice, avrebbe vinto il Milan, che ha decisamente fatto vedere qualcosa di più dal Napoli, anche se nel finale la paratona di Donnarumma su Milik alla fine ha evitato il peggio alla squadra rossonera e ha stoppato praticamente lo scudetto napoletano, che ora si giocherà uno scontro diretto di domenica prossima all'Allianz Stadium. Vedremo. Altre due partite nel pomeriggio, che ha visto il colpo salvezza del Bologna, che ha piegato 2-0 il Verona in uno scontro diretto, le reti di Verdi nel primo tempo, che è andato a segno su punizione, poi il raddoppio in pieno recupero dell'ungherese Nagy, che credo che sia il primo gol in Serie A, e poi questo successo che praticamente certifica la salvezza del Bologna, che sale a quota 38, e fa sprecare una grande occasione al Verona, sempre penultimo, sempre in viso dei propri tifosi, e quindi ci sarà ancora molto da fare per il club rosso-blu, per il club giallo-blu. E sempre nel pomeriggio a Reggio Emilia, Sassuolo spreca un'occasione importante col Benevento in casa pareggiando 2-2, alla doppietta di Politano risponde alla doppietta di uno scatenatissimo di Abate, tra l'altro terza doppietta di fila per calciatore del Benevento, che consente ai Sanniti di conquistare il primo punto in trasferta. Non servirà molto, ma la squadra comunque dimostra di saper lottare, segnare anche perché comunque ha sempre segnato dei 2-3 gol nelle ultime giornate e comunque non mette certo sicuro il Sassuolo, che è solo a più 4 sulla zona retrocessione, quindi dovrà ancora giocarsela dalle ultime giornate. Passando poi alle 18 c'è il successo appunto della Juve, che ha piegato a Sampdoria per 3-0, riscattata così come caso di dire, l'eliminazione dalla Champions League dopo la comunque bella vittoria di Madrid e tutte le polemiche che stanno continuando ancora adesso sul caso. Ricordiamo le reti state segnate da decisive dall'ingresso di Douglas Costa, che ha portato alla fine del primo tempo al vantaggio di Mandzukic, e poi nella ripresa festa tutto tedesco con Huedes che debuttava da titolare, addirittura segna, e Khedira, credo che sia l'ottavo gol in campionato, se non sbaglio, Khedira, o al settimo, non mi ricordo più. Comunque Juve che vola a quota 84 e appunto vola un più 6, è abbastanza rassicurante da qui alla fine. Mancano 6 giornate alla fine ed
Ieri era il 32esimo turno ed è impensabile che la Juve si suicidi. Però certo, finché non ci sarà la matematica, bisogna sempre tenere in corsa il Napoli. Juve che ormai è già qualificata alla prossima Champions, non certo la partita di ieri, ma adesso c'è anche la matematica. Presto probabilmente staccherà il traguardo anche il Napoli, ma vabbè. Sampdoria che si è dimostrata la solita timida versione della trasferta, ma comunque il pari della Fiorentina. La Lascia comunque solo a meno 3, quindi non un divario eccessivo. Però c'è certo una sconfitta che fa abbastanza male al morale. E infine in serata l'ultimo, il quinto e ultimo 0-0 che è venuto nello scontro diretto tra Lazio e Roma, un derby, dopo sentimenti opposti di entrambi. Ricordiamo la Roma che ha ceduto alle semifinali di Champions League dove affronterà il Liverpool, andata il 24 aprile ad Anfield Road, ritorno il 2 maggio all'Olimpico. L'altra semifinale naturalmente è Bayern Monaco Real. Ricordiamo appunto che dopo l'impresa appunto di aver battuto il Barcellona, al contrario della Lazio, la clamorosa eliminazione dall'Europa League ai danni del Salisburgo, che si è fatto rimontare un 4-1 dopo, si è fatto rimontare un 4-2 perdendo 4-1 dopo essere stato in vantaggio. Ricordiamo che tra l'altro le semifinali di Europa League saranno appunto Marsiglia e Salisburgo, oltre che la sfida tra le due favorite, cioè Arsenal Atletico Madrid, una finale anticipata che invece va in semifinale. Punto vinta 0-0, la Roma può lamentarsi per due leni colpiti, la Lazio altre due clamorose occasioni, ma alla fine un pareggio che lascia entrambe a braccetto, anche se la Roma ora, avendo lo scontro diretto favorevole, può considerarsi terza, la Lazio quarta. Ma comunque qualcosa di più forse, visto la pericolosità di occasioni, resta la Roma. Ricordiamo che la Lazio è rimasta anche in 10 alla fine per l'espulsione di Radu. E quindi un'occasione che alla fine era più propizia per la Roma che non per la Lazio stessa. Bene, termina qui questa puntata delle riflessioni di calcio. Ricordiamo che poi si tornerà in campo già in settimana per il turno infrasettimanale. Ci saranno tra le altre si aprirà subito appunto martedì sera con Inter-Cagliari, quindi anticipo. Poi l'Atalanta sarà impegnata nella difficilissima trasferta di Benevento mercoledì alle 18. In serata ci sarà la Juve a Crotone, poi ci sarà la Roma che ospita il Genoa, un interessantissimo Fiorentina-Lazio che coinvolgerà un po' le zone, e Torino-Milan, quindi altre sfide importanti per le zone europee. A questo punto noi appunto ci ritroveremo giovedì mattina per il resoconto dell'ultimo turno infrasettimanale di campionato. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!